Ciccio di Bue a Palazzo dei Priori con la giovane assessore comunale Chiara Frontini al suo secondo consiglio comunale. Semplicemente una presentazione, i nostri lettori ti conoscono solo per gli articoli scritti, anche una parte video era importante per conoscere un giovane assessore e quali sono i suoi punti di vista sui problemi della città e quello che farai. No, buonasera a tutti. Innanzitutto sì, questo è il mio secondo consiglio comunale dopo il primo che è stato abbastanza movimentato. Per quanto riguarda questi primi giorni della mia esperienza in giunta, innanzitutto voglio ringraziare il sindaco per il coraggio e per la fiducia che ha avuto nei miei confronti, perché comunque posso capire che politicamente non è una scelta semplice quella di nominare assessore comunale una ragazza della mia età. E in seconda battuta mi piacerebbe comunque ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibilissimi subito dal primo momento e mi hanno accolto veramente come se fossi quasi una figlia, sia i dipendenti che tutti gli altri assessori comunali. Per quanto riguarda i progetti, le idee con le deleghe che mi sono state assegnate, sicuramente c'è molto molto da fare per la città di Viterbo. In particolare mi piacerebbe mettere l'accento su quella che è la delega alle politiche comunitarie, perché per chi non lo sa, insomma, io ho avuto un'esperienza di stage al Parlamento Europeo di Strasburgo che è durata un anno e quindi sono particolarmente sensibile a questo tema, che credo sia un tema che è poco trattato e che poche siano conosciute, soprattutto le opportunità che l'Unione Europea può dare non soltanto a livello di finanziamenti ma anche a livello di esperienze di cittadinanza attiva, di cittadinanza solidale e di appunto conoscenza di quelli che sono i veri valori dell'Europa Unita. Per quanto riguarda tutte le altre proposte, adesso ci stiamo ancora un po' assestando, soprattutto dal punto di vista logistico, perché come avete potuto ben vedere e come avete scritto anche sui giornali, c'è stato un po' di scombussolamento in seguito a questa nomina e quindi una volta diventati veramente operativi potremo anche iniziare a pensare a proposte più concrete. Certamente la tua giovane età non nasconde una buona, ottima preparazione che si intuisce. I giovani oggi sicuramente sono anche al centro delle attenzioni della politica, non più come la frase detta dei bamboccioni, ma da protagonisti. Qual è il tuo punto di vista? Ma guarda, io mi sento in pieno di rappresentare proprio quella classe di ragazzi che ultimamente è stata bisfrattata non soltanto dalla politica ma anche dai media, è stata sempre additata appunto come dei ragazzi apatici, bamboccioni, quelli che sono attaccati alla gonna della mamma fino anche oltre i 40 anni. Quindi in un certo senso mi sento appunto di rappresentare quella generazione di giovani che nonostante tutto si danno da fare, nonostante tutto cercano delle opportunità per raggiungere i propri scopi e per affermare i propri valori nella società e nel mondo. Per cui mi sento anche il peso di rappresentare questa generazione e di dire ai ragazzi che hanno la mia età, più giovani o più grandi, di non rassegnarsi a questo che è oramai un cliché diventato popolare, ma di continuare a sognare soprattutto e di cercare sempre la loro strada. Nell'attuale situazione economica difficile sia in Italia ma anche nella provincia di Viterbo, quindi il tema dell'occupazione giovanile è un altro di quelli che probabilmente affronterai per le deleghe che hai. Qual è il tuo punto di vista? Quali saranno i punti su cui lavorare nei prossimi tempi? Allora, per quanto riguarda l'occupazione giovanile, è chiaro che adesso cercheremo di organizzare con le deleghe che mi sono state assegnate, appunto quella lavoro e la formazione, proprio dei corsi che possano permettere di formare nuove professioni, perché adesso non possiamo più aspettarci il cosiddetto impiego pubblico o impiego statale, ma i ragazzi devono essere in grado di reinventarsi, cioè di crearsi un impiego tra virgolette fai da te, quindi tutti diciamo, i riflettori che cercheremo di accendere sono proprio quelli sull'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, lo sviluppo della creatività giovanile e quindi la ricerca di un altro tipo di professioni anche legate alla delega sull'innovazione e le nuove tecnologie, quindi tutti quelli che possono essere l'utilizzo e lo sfruttamento dei social network come vera e propria professione. Per concludere, una caratteristica della tua attività e soprattutto del tuo carattere, cioè dovendoti presentare, come ti presenteresti a chi ti conosce da poco e soprattutto a quelli che ti conosceranno come persona? Guarda, c'è stato un giornale qui locale che mi ha definito da subito, mi ha sfornato fin da subito la leonessa. Non so se questo fosse per la chioma particolarmente pronunciata, ma comunque diciamo che questo è anche un lato del mio carattere molto forte, ossia la determinazione che può essere anche diciamo riscontrata proprio il fatto che sono arrivata qui oggi nonostante la giovane età e appunto la voglia, la volontà e il coraggio di cercare di affermare quelle che sono le mie idee nella società anche attraverso, soprattutto attraverso le responsabilità che mi sono state assegnate. Ok, ti ringraziamo e buon lavoro. Grazie. Siamo con il neo consigliere comunale Maurizio Pinna, oggi
primo consiglio comunale dopo che la signora Russo è diventata assessore e quindi è subentrato nella graduatoria dei primi dei non eletti, se non mi sbaglio. Un commento, soprattutto l'emozione di un giorno importante. Ma l'emozione non è molta, perché sinceramente entrare in consiglio dopo 3 anni e mezzo dalle elezioni un pochino ha smorzato quell'entusiasmo che chiaramente si crea in campagna elettorale, soprattutto se uno in campagna elettorale ha riportato qualche delusione, ma non soltanto per i cittadini, per carità, anzi i cittadini non ne hanno mai colpe. E diciamo che sto cercando di rispolverare quell'entusiasmo che avevo 3 anni fa, specialmente con l'esperienza del comitato per l'aeroporto, e già immagino di riprendere contatti con quelle persone che mi sono state molto vicino e mi auguro di riuscire a ricreare un qualche cosa che ho visto purtroppo un po' svanire dopo certe decisioni che non ho condiviso in passato. Via. Il tema dell'aeroporto è uno dei principali temi degli ultimi anni di Viterbo, è stato un protagonista nell'aggiornare, ci ricordiamo, quando eri segretario del comitato per l'aeroporto e poi quando subito dopo il sì del ministro, allora ministro Bianchi. Secondo te il tema dell'aeroporto oggi come si pone per Viterbo? Non la solita domanda, si farà o non si farà, ma più che altro le infrastrutture, la crescita di Viterbo anche in relazione all'aeroporto. Allora, adesso chiaramente il problema aeroporto a me è sfuggito di mano, perché il movimento che abbiamo creato per sollecitare quella decisione importante, ma sollecitare anche l'opinione pubblica a collaborare per chiederla questa infrastruttura così importante per lo sviluppo del territorio, oggi appartiene alla grande politica, non tanto alla politica locale, che chiaramente deve fare il suo percorso e con insistenza. Ma dobbiamo fare in modo che sia la politica dei grandi a volere questo aeroporto per Viterbo, cosa che stanno facendo insistentemente a Latina e a Frosinone e che non hanno mai smesso di fare. Questo lo posso assicurare, perché seguo costantemente come un tempo l'evolversi di questa situazione, e chiaramente Latina e Frosinone non hanno accettato la decisione del ministro Bianchi, non si sono dati mai per persi e nella posizione di svantaggio che hanno avuto a suo tempo quando hanno scelto Viterbo come sede aeroportuale, e loro hanno proseguito per la loro strada con i carichi da 90 che hanno. Ora c'è da sperare soltanto che questa opportunità non ci sfugga di mano. La mia paura è che quando la politica prevede la realizzazione di una qualsiasi opera con un lasso di tempo che fa perdere i riferimenti, ecco, la mia paura è quella che non si riesca più a realizzare nulla, perché poi tutti sono giustificati, nel senso che se si parla di un'opera che si può compiere nel 2020, da qui al 2020 ci sono 8 anni, 8 anni vuol dire una legislatura e mezza, cambiano le situazioni a livello locale, chi ha fatto le promesse oggi è giustificato se poi nel 2020 non si farà più niente, perché dice: ma io non ci sono più, se ci fossi stato si sarebbe realizzato. Ecco che i cittadini riperdono nuovamente l'opportunità. Bene, la ringraziamo, arrivederci. Newsuscia TV è con l'assessore Maria Antonietta Russo, fresca di nomina, un impegno sicuramente importante, però finalmente in rosa la giunta Marini. Qual è il suo impegno, soprattutto quali saranno i punti su cui lavorare da subito? Io ho avuto delle deleghe, diciamo, abbastanza di importanti dal punto di vista proprio di responsabilità, io ritengo, anche se tutte le deleghe hanno una responsabilità per chi le gestisce. Ovviamente quella del bilancio e del personale delle società partecipate, quest'ultima va di pari passo con la prima, col bilancio, cioè è proprio veramente tutto quello intorno al quale ruota la gestione amministrativa ed economica dell'ente, quindi c'è un forte senso di responsabilità, questo sì. Parliamo di equilibri politici, la nomina di 2 nuovi assessori sicuramente creerà un aumento dell'attività amministrativa, secondo lei quali saranno i cambiamenti all'interno della maggioranza di centrodestra qui in comune? Non credo che ci siano dei cambiamenti
o radicali o dei cambiamenti. Sicuramente ci sarà un'ulteriore attività che va in movimento dal punto di vista politico, quindi non credo che ci siano dei cambiamenti. Poi c'è la nomina di Chiara Frontini, molto giovane, il suo pensiero? Io l'apprezzo e apprezzo la volontà, l'entusiasmo, il brio di una ragazza giovane che comunque ha già avuto nella politica, ha militato nella politica attivamente, quindi io penso che comunque il futuro è nelle mani dei giovani, cioè una politica più fresca, più frizzante, più innovativa e più snella, diciamo, anche dal punto di vista proprio. Stiamo andando verso quello che è anche la tendenza europea, di dare sviluppo ai giovani, alle politiche giovanili, all'attività dei giovani. Quindi è proprio questa mattina, mi sembra che sia stato proprio questo l'intendimento a livello comunitario, e che mi trova veramente vicina a questo pensiero. La ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro. Grazie.